Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo di questa domenica Gesù racconta a una grande folla la parabola che tutti conosciamo bene del seminatore, che getta la semente su quattro tipi diversi di terreno. La parola di Dio simboleggiata dai semi non è una parola astratta, ma è Cristo stesso, il Verbo del Padre che si è incarnato nel grembo di Maria. Pertanto, accogliere la parola di Dio vuol dire accogliere la persona di Cristo, di lo stesso Cristo. Ci sono diversi modi di ricevere la parola di Dio. Possiamo farlo come una strada dove subito vengono gli uccelli e mangiano i semi. Questa sarebbe la distrazione, un grande pericolo del nostro tempo, assillati da tante chiacchiere, da tante ideologie, dalle continue possibilità di distrarsi dentro e fuori di casa, si può perdere il gusto del silenzio, del raccoglimento, del dialogo con il Signore, tanto da rischiare di perdere la fede, di non accogliere la parola di Dio. Stiamo vedendo tutto, distratti di tutto, delle cose mondane. Un'altra possibilità, possiamo cogliere la parola di Dio come un terreno sassoso, con poca terra. Lì il seme germoglia presto, ma presto pure si secca, perché non riesce a mettere radici in profondità. È l'immagine di quelli che accogliono la parola di Dio con entusiasmo momentaneo, che però rimane superficiale, non assimila la parola di Dio. E così davanti alla prima difficoltà, pensiamo a una sofferenza, a un turbamento della vita, quella fede ancora debole si dissolve, come si secca il seme che cade in mezzo alle pietre. Possiamo ancora, una terza possibilità, che Gesù parla nella parabola, accogliere la parola di Dio come un terreno dove crescono cespugli spinosi. E le spine sono l'inganno della ricchezza, del successo, delle preoccupazioni mondane. Lì la parola cresce un po', ma rimane soffocata. Non è forte, muore o non porta frutto. Infine, la quarta possibilità, possiamo accoglierla come il terreno buono. Qui e soltanto qui il seme attecchisce e porta frutto. La semente caduta su questo terreno fertile rappresenta coloro che ascoltano la parola, la colgono, la custodiscono nel cuore e la mettono in pratica nella vita di ogni giorno. Questa del seminatore è un po' la madre di tutte le parabole, perché parla dell'ascolto della parola. Ci ricorda che essa è un seme fecondo ed efficace, e Dio lo sparge dappertutto con generosità, senza badare a sprechi. Così è il cuore di Dio. Ognuno di noi è un terreno su cui cade il seme della parola. Nessuno è escluso. La parola è data a ognuno di noi. Possiamo chiederci: io che tipo di terreno sono?
Assomiglio alla strada, alla terra sassosa, al rovetto. Se vogliamo, con la grazia di Dio, possiamo diventare terreno buono, disodato e coltivato con cura per far maturare il seme della parola. Esso è già presente nel nostro cuore, ma il farlo fruttificare dipende di noi. Dipende dall'accoglienza che riserviamo a questo seme. Spesso si è distratti da troppi interessi, da troppi richiami, ed è difficile distinguere fra tante voci e tante parole quella del Signore, la unica che rende liberi. Per questo è importante abituarsi a ascoltare la parola di Dio, a leggerla. E torno una volta in più su quel consiglio. Portate sempre con voi un piccolo Evangelo, un'edizione tascabile del Vangelo, in tasca, in borsa, e così leggete ogni giorno un pezzino, perché siate abituati a leggere la parola di Dio e capire bene qual è il seme che Dio ti offre e pensare con quale terra io lo ricevo. La Vergine Maria, modello perfetto di terra buona e fertile, ci aiuti con la sua preghiera a diventare terreno disponibile, senza spine né sassi, affinché possiamo portare buoni frutti per noi e per i nostri fratelli. Angelus Domini, nunciavit Maria. Et concepit Spirito Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini et ficiamo promissionibus Christi. Grazie in Tua, in quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione cognovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux et perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque et nunque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, in questa seconda domenica di luglio ricorre la Giornata Internazionale del Mare. Rivolgo un affettuoso saluto a tutti coloro che lavorano sul mare,
specialmente quelli che sono lontani dai loro cari e dal loro paese. Saluto quanti sono convenuti stamattina nel porto di Civitavecchia a Tarquinia per la celebrazione eucaristica. Il mare mi porta un po' lontano il pensiero a Istanbul. Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato. Saluto tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini di vari paesi, in particolare le famiglie del Movimento dei Focolari. Saluto con gratitudine i rappresentanti della Pastorale della Salute della Diocesi di Roma, pensando a tanti sacerdoti, religiosi, religiose, laici, che sono stati accanto e stanno accanto ai malati in questo periodo di pandemia. Grazie, grazie di quello che avete fatto e che state facendo. Grazie. E auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.